Buongiorno, pace e bene. Oggi è il 3 maggio e noi ricordiamo San Filippo e San Giacomo Apostoli. Ascoltiamo la loro storia. Filippo nasce a Betsaida, la stessa città degli apostoli Pietro e Andrea. Consultava spesso le sacre scritture per conoscere quando si sarebbe avverata la promessa della venuta del Messia. Discepolo di Giovanni Battista, fu tra i primi a seguire Gesù. L'Evangelista Giovanni lo presenta per la prima volta poco prima della moltiplicazione dei pani, quando chiede a Gesù dove troveremo sufficiente pane per sfamare tanta moltitudine. Poi nell'ultima cena Filippo dice a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponde: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. E continua: Chi ha visto me ha visto il Padre. Filippo predicò il Vangelo nella Scizia, dove fondò una comunità cristiana. Poi passò in Frigia, dove, alla conversione di molti, seguì l'odio degli idolatri, i quali lo maltrattarono e lo crocifissero. Filippo aveva compiuto allora 84 anni. Giacomo era figlio di Alfeo e di Maria e cugino di Gesù. Veniva chiamato il minore per distinguerlo da Giacomo, figlio di Zebedeo, detto il maggiore, e da secoli è venerato come Santiago di Compostela. Da Luca sappiamo che Gesù scelse tra i suoi seguaci 12 uomini, ai quali diede il nome di apostoli, e fra essi vi fu Giacomo di Alfeo, il minore. Lo chiamavano giusto per l'integrità severa della sua vita. Dopo il martirio di Giacomo, il maggiore, nell'anno 42 e la partenza di Pietro, Giacomo divenne il capo della comunità cristiana di Gerusalemme. E dopo il concilio di Gerusalemme, Giacomo invitò a non importunare i convertiti con troppe regole. È autore della prima delle lettere cattoliche del Nuovo Testamento. Secondo lo storico Eusebio di Cesarea, Giacomo venne ucciso nell'anno 63 durante una sollevazione popolare istigata dal sommo sacerdote Ananna, che per quel delitto sarà poi destituito. Gli apostoli Filippo e Giacomo il minore vengono ricordati lo stesso giorno, poiché le loro reliquie furono deposte insieme nella chiesa dei 12 apostoli a Roma. Filippo e Giacomo, due vite legatissime a quella di Cristo nella sequela e anche nella testimonianza. E molto preziosi sono gli scritti che ci sono arrivati di San Giacomo e ascoltiamo che cosa ci dice nel capitolo 4 della sua lettera. Da dove vengono, ci dice, le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra alle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male. Per soddisfare, cioè, le vostre passioni. Gente infedele, non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che invano la Scrittura dichiari: fino alla gelosia ci ama lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi. Anzi, ci concede la grazia più grande di questo e per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Quanta insoddisfazione che a volte viviamo nella nostra vita e pensiamo di poterla colmare iniziando un po' a rubare le cose agli altri, a essere prepotenti, a sgomitare, a fare la guerra, come vediamo accadere in questi tempi, in tante tante parti del mondo. Invece no, la linea che ci indica San Giacomo è quella del Vangelo, ossia voi chiedetele a Dio le cose, non le chiedete al mondo, non cercate di arraffarle con la violenza, chiedetele a Dio. E poi uno magari risponde: sì, vabbè, io le ho chieste a Dio, però non è arrivato nulla.
E lui dice, come dice il Vangelo, ma se voi non ottenete da Dio è perché voi chiedete male, ossia voi state chiedendo solamente per soddisfare un vostro egoismo. Allora, per essere liberi, ci indica San Giacomo, bisogna che si faccia una ricerca, bisogna liberare il cuore da tutti quei desideri che non fanno parte del nostro bene e che sono solamente una via mondana per ricercare una pace, una felicità, che noi sappiamo, tramite il Vangelo, durare molto, molto poco. Allora ci affidiamo a questi due santi, Filippo e Giacomo, proprio per purificare il nostro cuore, come hanno dovuto fare loro, purificando la loro vita da ciò che li portava lontano da Cristo, per poterne essere apostoli. Allora chiediamo anche noi la purificazione del nostro cuore da tutti quei desideri che ci portano lontano dalla felicità. E preghiamo insieme, San Filippo e Giacomo, pregate per noi.